Eravamo partiti molto bene, i primi 15 minuti aggressivi, volevamo far male loro sulle fasce, ci stavamo riuscendo, però poi dopo il gol di Caprari non so cosa ci sia successo, ci siamo abbassati e abbiamo, diciamo, non abbiamo accusato il colpo, diciamo. E noi abbiamo sempre fatto le nostre partite giocando all'attacco e provando di giocare e far male all'avversario, quindi purtroppo oggi è andata così e ne prendiamo atto. Adesso però dobbiamo rimboccarci le maniche perché sono rimaste due partite e dobbiamo cercare di vincere tutte e due per arrivare a questa salvezza. In questo momento guardiamo la realtà dei fatti, abbiamo 39 punti e cerchiamo di guardare avanti e fare più punti possibili in questo momento, poi alla fine tireremo le somme. I tifosi sono stati strepitosi perché sono venuti in tanti per seguire questa bella partita e adesso niente, prepariamo la nostra partita per sabato cercando di fare i 3 punti a tutti i costi. Se vogliamo mantenere questa categoria dobbiamo rimboccarci le maniche, non possiamo più ripetere prestazioni come oggi, né in difesa né in attacco, tutta la squadra deve migliorare per rimanere in Serie B. Il calendario non è facile per nessuno, però anche le nostre dirette concorrenti non hanno partite appunto facili, quindi noi ce la giocheremo fino all'ultimo minuto dell'ultima partita e vedremo cosa abbiamo raccolto e poi tireremo le somme. In questo mondo nessuno regala niente, quindi la nostra partita di sabato sarà uguale a quella del Modena contro il Pescara, perché la Ternana, anche se già salva, sicuramente non vorrà venire a fare brutta figura a Lanciano, quindi noi ci aspettiamo una guerra fin dal primo minuto anche con la Ternana.